vogliamo raccontarvi di una coppa tutta d'oro. Una meravigliosa avventura di fine estate vissuta dal baseball italiano per celebrare i suoi 25 anni di vita. Il suo nome ufficiale era Prima Coppa Intercontinentale. Il successo tecnico e organizzativo è stato però talmente grande che per tutti essa è divenuta una coppa tutta d'oro. A questa festa, nata per onorare il baseball azzurro, sono giunti da lontani continenti giocatori eccezionali, di cui in Italia si era soltanto sentito parlare, ma che il pubblico di casa nostra non aveva mai potuto né ammirare né applaudire. Ecco la squadra campione dell'Asia. Sono gli atleti della Japan Shakai Jin Baseball Association, guidati da giocatori divenuti ormai leggendari, i lanciatori Furuya, Ikegaya, Kamioka. L'Argentina ha inviato i campioni del Sud America, i biancoazzurri ragazzi di Juan Carlos Peña. Da Formosa, gli agilissimi giocatori di un baseball sorprendente. Nicaragua amiga non manca all'appuntamento. Sono i vice campioni del mondo accompagnati da un grande amico dell'Italia, Carlos Garcia. Sbarcano a Fiumicino anche i fortissimi giocatori Yankees, una squadra decisa a vincere preparata da un manager famoso, Jack Kaiser. Anche il Canada è presente con una selezione nazionale accreditata tra le più forti del mondo. Arriva infine il gruppo dei portoricani. Sono gli assi della Lega Central, giocatori favolosi, eredi del grande Roberto Clemente. I campioni del baseball, prima di iniziare la loro fatica sportiva, sono andati a rendere omaggio al padre spirituale dell'umanità, recando doni. È un incontro festoso e commovente quello degli atleti con Sua Santità Paolo VI, al quale Bruno Benek, presidente della Federazione Italiana, offre in ricordo la riproduzione della Coppa Intercontinentale. Il Santo Padre ha gesti e parole affettuose per questi suoi figli che provengono da tanto lontano e così li saluta. Voi siete in una eccellente posizione per promuovere la fraternità tra gli uomini. Noi ammiriamo il vostro coraggio e il vostro giovanile impegno nella salutare attività sportiva. Nel segno del baseball, voi che venite da nazioni differenti e appartenete a razze diverse, siete davvero tutti fratelli, come Cristo dice nel Vangelo. Questa sera si compiono i primi 25 anni di vita della Federazione Italiana di Baseball. Essa ha ottenuto che tale significativa ricorrenza fosse riconosciuta nel vasto mondo del baseball internazionale con l'assegnazione all'Italia del primo torneo intercontinentale. La cerimonia d'apertura nel segno di Olimpia si svolge su quello che è stato il primo vero campo da baseball costruito in Italia per opera del CONI a Roma nel complesso dell'Acqua Cetosa.
Partecipano alla festa autorità civili e sportive e i diplomatici delle nazioni partecipanti alla Coppa. Il ministro Togni, il presidente del CONI, avvocato Giulio Onesti, il presidente onorario della Federazione Europea, principe Steno Borghese, i pionieri del baseball, la stampa sportiva e un'eccezionale folla entusiasta. Il sottofondo musicale della serata è affidato a Carletto Loffredo e alla sua popolare Roman New Orleans Jazz Band. Carosello di bandiere con i cinque cerchi, a significare che il sogno segreto del baseball mondiale è quello di entrare a far parte della famiglia olimpica. Non manca una nota di originale folklore. Sono i cinesi di Formosa che eseguono una loro danza propiziatrice. Protagonista un variopinto drago. Un saggio della eccelsa tecnica che verrà espressa dalle varie rappresentative presenti al torneo è offerto al pubblico con una sintetica esibizione delle squadre che giocano l'una contro l'altra un inning dimostrativo. Fastico per la sua struttura atletica e per la perfezione del complesso, la massiccia selezione statunitense. La cerimonia inaugurale finisce così. Baseball italiano, per i tuoi 25 anni, auguri e buona fortuna. Amici, da Bologna vi parla Nando Martellini, che conoscete quale telecronista di calcio, ma che non sapete essere segretamente un appassionato di baseball. Vi narrerò di quanto accadde sui diamanti di Parma e di Bologna durante i giorni della Coppa Intercontinentale. Proprio qui, a Bologna e a Parma, nel 1971, in occasione degli europei, ebbi modo di incontrare il baseball e di apprezzarne tutta l'affascinante bellezza. Si disse allora che Martellini aveva tradito il calcio, ma ciò non è esatto. È vero però che avevo scoperto un altro gioco bello quanto il calcio. È questo un diario fatto di brevi sensazioni e veloci immagini che porterò a lungo con me e che rimarranno tra i bei ricordi della mia vita sportiva. Le squadre sono ospitate nel collegio Giovanni Pascoli di Bologna, adattato a villaggio olimpico. Alloggi, self-service, sale, soggiorno e gioco, bar, uffici, sale stampa, centralini, telefoni, televisione a circuito chiuso per atleti e giornalisti.
che incomincia al Gianni Falchi, lo stadio di Bologna, sotto un cielo azzurro. Azzurro come Italia. È un buon presagio. Aprono gli Stati Uniti con il Canada. Gli arbitri sfoggiano nuove divise, giacca rossa a casa base e camicie a strisce bianche e rosse sulle basi. Berretti bianchi con visiera rossa. Una novità che avrà successo. Gli Stati Uniti avranno ragione del Canada per 6-1. Notte del 31 agosto nel magnifico stadio di Parma. L'Italia ospita il Nicaragua. Lancia la gugna sul nostro Luciani. Poi sale l'italiano Di Raffaele sul Monte di Lancio. L'incontro è più equilibrato del previsto. Il coach nicaragüense Cordova appare preoccupato. Questi italiani sono cresciuti bene in 2 anni. Ora incominciano a far paura. Al 9° inning, i vice campioni del mondo sono ancora inchiodati sull'1-1. Nel primo supplementare, un fuoricampo di Lopez, battuto in extremis, piegherà i nostri ragazzi. Entrano 3 punti e i Nica vincono per 4-1. Parma, pomeriggio della seconda giornata. Sono di scena il Giappone e il Porto Rico. Si esibiscono i famosi lanciatori nipponici. Furuya, Ikegaya, Kamioka. Ecco la prima sorpresa del torneo. Un giovanissimo pitcher portoricano, il 17enne Hernandez, regge il duello con l'avversario Kamioka. Ora batte Gonzales, una delle più forti mazze portoricane.
rivediamo il giovane Hernandez che lascia battere Osaia, il quale viene eliminato dal grande Morales in prima base. Tuttavia i Jap vincono seppure per un punto. È stata una bella partita, molto equilibrata. La tiepida notte di Bologna mi invita ad un doppio evento. Applaudire gli azzurri e scoprire i cinesi. Gli educatissimi atleti di Formosa eseguono prima della partita la loro tradizionale danza. Il drago verrà poi offerto in omaggio agli italiani. Per i cinesi lancia Chai e la partita è serrata. Per gli azzurri lancia il giovanissimo Re. Al sesto inning stanno vincendo i cinesi per 4-1, ma gli azzurri si lanciano alla riscossa. Segnano un punto al settimo, 4-2. Pareggiano l'ottavo inning, 1-1. Alla nona ripresa, con un fuoricampo di Varriale, gli azzurri incamerano 4 punti, chiudendo così con una smagliante vittoria per 7-5. Nella terza giornata del torneo, due suggestivi incontri in notturna. Stati Uniti contro Nicaragua a Bologna e azzurri contro i formidabili portoricani a Parma. In apertura di gara troviamo gli azzurri all'attacco. Lancia il portoricano Quinones. Batte Rinaldi che viene eliminato al volo. A sua volta Punaro, secondo in battuta, viene eliminato in prima base dal portoricano Morales. Lancia Cherubini per gli azzurri e batte Bones, primo eliminato. Ancora Cherubini su Villaran, secondo eliminato. Thank you.
Su battuta di Vasquez, Carraschiglio segna il primo punto portoricano. Con Cherubini in pedana entrano ancora i punti di Ortiz e Vasquez. È un improvviso 3-0 a favore degli ospiti. A Bologna gli Yankees stanno conducendo per 5-0. In questa partita si verifica l'unico incidente di gara dell'intero torneo. Eccellente duello d'astuzia tra i due opposti lanciatori, Lukevic, statunitense, e Fonseca, del Nicaragua. Sono però gli americani che segnano un altro punto. Parma ci offre una lieta sorpresa. Nella prima fase del settimo inning, gli azzurri con Funaro e Castelli hanno ridotto le distanze e si sono portati 2-3 contro gli avversari. Concitato consiglio di guerra tra i portoricani che temono di vedersi sfuggire la vittoria. Batte Di Sanso e viene eliminato insieme con Barriale. Poi batte Luciani, è la terza eliminazione. Ora tocca ai portoricani concludere il settimo inning. Morales spara un fuoricampo da 3 punti, assicurando così la vittoria ai suoi colori. Non basta, anche Colón ottiene un ulteriore punto per i suoi colori. Per l'Italia è un distacco incolmabile. Comunque, gli azzurri attaccano con decisione e all'ottavo inning ottengono con Castelli un punto di Costantini. Ma è tutto. Una successiva doppia eliminazione e per gli azzurri disco chiuso fino al termine dell'incontro. Porto Rico 7, Italia 3. A Bologna la situazione è nera per i nicaragüensi, che hanno incassato una caterva di punti. Batte Espinosa, che viene eliminato. Poi tocca al lanciatore Jarkin, che favorisce gli ultimi 3 punti degli Stati Uniti. 13-0, il risultato finale di questo incontro. La notte di Bologna, siamo al quarto giorno di gare, richiama un gran pubblico al Falchi per vedere gli azzurri affrontare i giapponesi. Motivo di grande richiamo, il parco lanciatori dei campioni asiatici. Intanto gli azzurri, per nulla intimiditi dalla fama dei loro avversari, in Giappone il baseball ha compiuto i suoi 100 anni di vita, incominciano per primi la corsa a casa. 3-1 al secondo inning. Il pubblico freme di entusiasmo e di malcelate speranze. Nel quarto, però, i Giapp ingranano una marcia in più, segnano 3 punti e scavalcano l'Italia, 4-3. Uguyama batte valido e spinge a punto Suzuki. Poi arriva pure lui a casa. Il nostro Armellino ferma i giapponesi provocando la terza eliminazione di Nakazawa. Questo è il pitcher Furuya, col suo strano lancio sotto braccio. Sembra impossibile che la palla,
partita con un movimento così altalenante, possa viaggiare alla spaventosa velocità con cui giunge nell'area dello strike, sul filo dei 170-180 km orari. Al settimo inning, gli azzurri sono già piegati da un pesante 7-3, ma Luciani e Argentieri portano due nuovi punti all'Italia. I Jazz segnano all'ottavo ancora 4 punti. Il risultato finale sarà di 11-5 a loro favore. Comunque, per gli italiani, una molto onorevole sconfitta. Nella mattinata del penultimo giorno, è sabato 8 settembre, Bologna ospita a Palazzo Magnani, sede del Credito Romagnolo, il più alto vertice del baseball dilettantistico mondiale. Nel meraviglioso salone dei Carracci che accoglie il meeting sono radunati i rappresentanti di 24 nazioni. Da questa eccezionale riunione nascerà ufficialmente la FEMBA, Federation Mundial Baseball Amateur, ossia l'organismo che riunirà e coordinerà l'attività dilettantistica del baseball di ogni continente. I primi atti della FEMBA: assegnazione dei campionati mondiali al Nicaragua, sanzione del riconoscimento ufficiale della prima Coppa Intercontinentale che verrà intitolata a Giorgio Regazzi, un giornalista, pioniere e azzurro del baseball, scomparso alla vigilia delle gare. Vengono attribuite le cariche elettive. Presidente, lo statunitense William Fehring. Vicepresidente esecutivo, il nicaraguense Carlos Garcia. Vicepresidente per l'Europa, Bruno Bennett. Sergio Baroni viene nominato segretario generale. Un grande successo per l'Italia, alla quale ormai guarda il mondo del baseball. Il pubblico esulta. Qualcosa di incredibile è accaduto. Gli azzurri hanno battuto i maestri USA. Roba da non crederci. Invece è vero, ed è accaduto a Parma, nella notte del 5 settembre, davanti a circa 10.000 persone. Ospita l'Italia e in pedana inizia Dario Bazzarini, il quale sarà poi rilevato da Paolo Re, che a sua volta lascerà il posto al bravissimo Claudio Di Raffaele. Ecco due suoi lanci. I ragazzi americani sono tremendi in battuta e nessuno pensa di piegare questi campioni dal fuoricampo facile. Il pitcher Rutter in azione. I nostri giocano con estrema decisione, si moltiplicano in attacco, ma i punti azzurri sono faticati, stremi. Un aro batte valido. E poi ruba la seconda base. Al quarto inning, con gli americani in vantaggio di 3 punti, arrivano le prime segnature azzurre. C'è una contestazione sul secondo punto di Variale ed il coach statunitense Geraciotti protesta vivacemente con l'arbitro, l'argentino Pastrian. Gli azzurri pareggiano alla sesta ripresa con Castelli. Poi si portano in vantaggio alla settima con un fuoricampo di Variale da 2 punti. Incredibile. Nell'ottava ripresa sono gli avversari che pareggiano grazie ad un fuoricampo di Ford. Il nono ed ultimo inning si mantiene sul risultato di parità, 5-5. Gli americani, in attacco nella ripresa supplementare, chiudono a 0. Il primo alla battuta per gli azzurri è Vic Luciani. Imbrocca alla perfezione, con un rabbioso giro di mazza, il lancio di Lukevic e fa sparire la palla alta nel cielo. Poi un urlo. La pallina è uscita di là, dalla recinzione. Fuori campo, vincente. Il pubblico è in delirio. Presidente.
sente bene che corre ad abbracciare i suoi ragazzi che hanno dato all'Italia una vittoria incredibile, superba. Questo è il momento più importante vissuto dal baseball italiano nei suoi 25 anni di vita. Un momento che passerà alla storia. Gli allievi hanno superato i maestri. Si rinfrescano le segnature del diamante per accogliere l'incontro Stati Uniti-Giappone, partita chiave dell'intero torneo. Gli americani sentono ancora il bruciore della sconfitta patita contro gli azzurri e, sia pure di un sol punto, 1-0, superano coloro che risulteranno poi i vincitori della Coppa. Lancia Ike Gaia, batte Currado, un giocatore molto duro. Siamo al quarto inning e gli USA segnano il loro unico vittorioso punto. Batte Craig, il Superman americano, ma verrà eliminato al volo. Lancia Caniera per gli USA, batte Nakazawa che giunge in prima base. I portoricani fanno il loro tifo. Batte Takayama che guadagna la prima base. Un altro lancio dello statunitense ed è al fine la vittoria dello squadrone americano. Dura e sofferta, un solo punto che vale il trionfo. Sempre nella stessa notte, sul campo bolognese, l'Italia era impegnata contro un Canada venuto fuori alla distanza e cresciuto di giornata in giornata. Siamo al secondo inning. Il Canada conduce per 2-0. In apertura del terzo inning, Toro Rinaldi accorcia le distanze con un doppio, corroborato da un errore difensivo e da una battuta di Castelli, eliminato in prima. Al quinto, l'Italia si porta in vantaggio, con Rinaldi e Punaro. 3-2 per gli azzurri, che vengono raggiunti al quinto e superati al sesto, 3-4. Al settimo Castelli segna su iniziale errore dell'interbase e battuta di Variale. Lancio pazzo e successivo balk di Bryce. Nell'ottavo Punaro spinge Mirra in terza base. Segnano Argentieri e lo stesso Mirra, ma il punteggio non si sposterà dal 7-6 a vantaggio dei canadesi, che si aggiudicano con un punto di scarto una preziosa vittoria ai fini della classifica. Per gli appassionati del baseball, che tanto a Parma quanto a Bologna sono andati sempre crescendo di numero e temperatura,
Questa è l'ultima occasione per salutare la squadra azzurra. L'Italia può oggi chiudere in bellezza, poiché ha di fronte la giovane e coraggiosa, ma ancora ingenua compagine argentina. I nostri battitori, che nel complesso hanno mostrato notevole potenza, tale da situarsi al livello delle migliori mazze avversarie, danno spettacolo. Nel quarto inning, Argentieri viene colpito dal lanciatore argentino. Ha diritto alla base, mentre Laurenzi occupa la seconda. Ugolotti esegue una bella smorzata, ma Laurenzi viene eliminato in terza base. Ancora Laurenzi alla battuta, alla ricerca del fuoricampo. Ma è eliminato al piatto sul terzo swing a vuoto. L'Italia contro gli argentini non ha voluto spingere a fondo, contentandosi di conquistare punti tranquilli. Sui due punti di Ugolotti e di Argentieri, Costantini batte da par suo un fuoricampo che vale due punti. Conclude Luciani al quarto inning con l'ultima segnatura azzurra. Risultato finale 7-2 per i nostri colori. Come tradizione per ogni grande manifestazione di baseball, eccoci al confronto fra la squadra vincitrice del torneo, il Giappone, e una squadra avversaria formata dai migliori giocatori di tutte le altre formazioni. Giappone All Stars. Un finale da apoteosi, col meglio che si possa raccogliere in diamante. Gli azzurri chiamati a far parte della squadra delle stelle sono 5, sui 26 del complesso. E precisamente Funaro, Luciani, Variale, Castelli e Di Raffaele. Una bella percentuale. Un atleta si è messo in luce tra i bigs del baseball mondiale, il portoricano Morales. Il gioco è stato scintillante e i Jap escono vittoriosi anche da questo scontro al vertice. Le emozioni, le finezze stilistiche, i pezzi di bravura individuale, i geometrici schemi di difesa collettiva, le corse e le rubate sulle basi ne hanno fatto uno spettacolo eccezionale. Premi per tutti. Il più ambito, la Coppa tutta d'oro, che è stata conquistata dal Giappone e viene consegnata dal presidente della FEMBA, Mr. Pering. Il manager giapponese l'innalza orgogliosamente verso il cielo.
5 degli 11 trofei individuali vanno al grande atleta portoricano Nestor Morales, un giocatore che ogni paese ambirebbe avere nella propria squadra nazionale. L'equipe giapponese è anche premiata come la più disciplinata e corretta. Arrivederci in Canada. Quebec e New Brunswick ospiteranno la seconda edizione della Coppa Intercontinentale dal 5 al 25 agosto del 1975. Ci saranno anche gli azzurri, entrati con merito fra i grandi del baseball internazionale.